quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca alla Tralibà, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporre le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?». Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti è salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando, dalla casa del capo della sinagoga, vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché ti sorridi ancora in mezzo?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto a mia figlia». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide tra musto e gente che piangeva e urlava fuori. Entrando disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo diredete. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita, cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alza». E subito la fanciulla si alzò e camminò. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò a loro con insistenza che nessuno venisse a sapere. E disse: «Date da mangiare». Parola del Signore. Tredicesima domenica del tempo ordinario. Una parola di Dio che mette in risalto due storie di enorme sofferenza e disperazione. La prima storia è quella di questo capo della sinagoga, quindi è un capo religioso, e uno che forse non aveva nessun motivo per andare da Gesù ed elemosinare qualcosa, ma probabilmente Giairo sta proprio all'ultima spiaggia della sua vita, disperato. E forse quello che dovremmo imparare un po' tutti in momenti di disperazione, quando proprio l'acqua ci giunge alla gola, è quello di farsi un bagno di umiltà e chiedere una mano. Perché se pretendiamo di fare da soli, soprattutto nei nostri momenti bui, rischiamo di affondare con tutte le scarpe. Proprio nel momento in cui ti sembra che l'aria ti manca e che non ce la fai, tendi la mano, lasciati aiutare, perché qualcuno in mezzo ad un mare di indifferenza c'è. E in questo caso Giairo, che sicuramente aveva chiesto a tanti di guarire sua figlia, eccetera, e non aveva trovato soluzione, vada a Cristo.
Sicuramente, probabilmente, non perché lui forse voleva conoscere Gesù, voleva ricevere una parola da questo Nazareno, ma perché era spinto dal suo bisogno. Perché era spinto dal suo bisogno. Ma a questo Gesù non crea nessun problema. Tu sei nel bisogno, vieni da me. Gairo va da Gesù. Mia figlia è malata, vieni a casa, io so che tu puoi fare qualche cosa per lei, entra in casa mia, entra nella mia sofferenza, entra nel mio dolore. Lasciate la porta aperta delle vostre ferite, perché se restano chiuse, vanno in gangrena, bussano. E Gairo dà un permesso a Gesù, entra nella mia sofferenza, ed è un dolore assoluto, un padre che si sente impotente rispetto ad una figlia malata. Vicinale questo, perché noi vorremmo naturalmente che i nostri figli stessero sempre bene, e quando tu hai le mani imbrigliate non puoi fare niente, è una grande sofferenza dentro il tuo cuore, quindi una prima situazione di disperazione. La seconda situazione di disperazione è questa donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, un ciclo mestruale che non si fermava mai. E purtroppo queste malattie ai tempi di Gesù, di cui non si conosceva l'entità, quindi non si poteva spiegare da dove venissero, venivano considerate come una maledizione da parte di Dio, come una punizione. Chissà che peccato questa donna aveva fatto per avere questa malattia, e di conseguenza una donna che perdeva sangue significava che stava perdendo piano piano la vita, perché secondo la concezione giudaica il sangue è la vita, e se perdi sangue stai perdendo la vita, stai morendo. Quindi nessuno poteva avvicinarsi a lei, né tantomeno lei poteva avvicinarsi a questa alla gente. Magari poteva essere una donna sposata, non poteva andare a casa, abbracciare i figli, stare con le persone amate. Quindi capite bene che la sofferenza di questa donna non era solo legata al problema che lei aveva, ma forse c'era una sofferenza ancora più triste. Per tanti anni questa donna forse desiderava un abbraccio e nessuno glielo poteva dare, se proprio lo desiderava. Per tanti anni questa donna desiderava un bacio, ma lei non lo poteva dare, né tantomeno lo poteva ricevere. Per tanti anni questa donna voleva che qualcuno asciugasse le sue lacrime, ma lei non lo poteva fare per gli altri, e nessuno poteva farlo per lei. Quindi capite bene che grande dolore questa donna aveva dentro il suo cuore, e dopo il danno anche la beffa, non solo sono malata, ma non posso essere consolata, né abbracciata, né avvicinata, né sentire il contatto di qualcuno che tocca le mie piaghe, che tocca la mia ferita, perché la prima forma di guarigione è proprio quel contatto. Voi pensate che tutti i lebbrosi toccati dal serafico di Assisi siano stati guariti? Noi non lo sappiamo, ma forse la prima forma di guarigione è quando un piccolo frate ha toccato, ha baciato, ha lavato con i piedi. Forse non c'era stata la guarigione, ma è proprio quell'amore ad essere la prima forma di guarigione. E questa donna desiderava ricevere l'amore, ma non poteva donarlo, né tantomeno poteva riceverlo. E anche lei, all'ultima spiaggia della sua vita, se solo riuscivo a toccare il lembo del suo mantello, l'orlo della sua veste, io sarò guarita. Io sarò guarita. Questa donna è fermamente convinta che verrà guarita se solo riesce a toccare il lembo del mantello di Gesù. Queste persone entrambe hanno la morte dentro al proprio cuore, e con Gesù riescono entrambi a ricevere un rapporto, una relazione che dalla loro morte interiore li richiama ad una vita che loro fino a quel momento non avevano mai sperimentato, perché un padre che ha una figlia che ha un dolore caga non ci sta, con il cuore non c'è. Una donna che è malata e che non può essere avvicinata da nessuno, con la testa non c'è, con il cuore non c'è, e si vede una morte dentro di cui nessuno se ne accorge. E allora con Cristo, ecco che ricevono un
una relazione bella, che gli dà aria, che gli dà respiro, che gli dà vita, il Signore subito si alza e va da Gairo. Come questa donna tocca il mantello subito, immediatamente, questa donna viene guarita. Si sentono liberati dal loro male e iniziano a sentire il profumo bello della vita, il profumo bello dell'esistenza. E forse questo è quello a cui siete chiamati tutti quanti voi, ragazzi, che a partire da domani, chi un ruolo, chi un altro, chi con maggiori responsabilità, chi con minori responsabilità, chi con metà, chi con una metà, siete chiamati a dare la vita attraverso il vostro sorriso, attraverso le vostre mani, attraverso i vostri abbracci, attraverso le vostre carezze, attraverso il vostro sguardo, attraverso la vostra gentilezza, attraverso la vostra testimonianza, attraverso la vostra puntualità, attraverso la vostra presenza, attraverso con il vostro esserci, attraverso con il vostro mettervi in gioco, perché l'Iglesia, fratelli e sorelle, per chi non lo sa, è un grande lavoro. Prima, durante e dopo, non è andarsi a fare una passeggiata nei boschi, ci si diverte perché si sta insieme, però è lavorato, è lavorato. Prima, durante e dopo. Quindi, ecco, vi auguro con tutto il cuore, carissimi ragazzi, quella stessa vita che sia Gairo e questa donna hanno incontrato attraverso Gesù possa essere il vostro imperativo assoluto. Donate vita anche quando magari vi sentite stanchi. Donate vita anche quando magari potesse sorgere un giorno dove magari tanta voglia di sorridere non c'è. Donate vita quando magari c'è un giorno in cui ci oggi non voglio abbracciare nessuno, voglio essere abbracciato. Fallo come penitenza personale, ti servirà. Abbraccia i bambini che verranno da te, accarezzali, accoglieli con il sorriso, falli sentire a casa, guardali, fatti dei complimenti, e attento a tutti, e non solo qualcuno tra di noi, anche coloro. Vi auguro che questo guest possa essere un guest dove attraverso la vostra esistenza passerà la vita di Gesù, e la vostra ricompensa sarà, al di là che un'attività possa essere fatta bene o possa essere fatta bene, tutto relativo, molto relativo, e vedere i bambini che torneranno a casa contenti, contenti, felici e desiderosi di ritornare il giorno dopo e il giorno dopo ancora. Allora questo è il mio augurio, sicuramente dico anche l'augurio di Don Ernesto, attraverso le relazioni donate la vita. Donate la vita e fate gioire questi bambini che magari per tanti motivi possono venire a questi magari un po' tristi, poi bronciati, voi gli potete far ridere, voi gli potete dare un raggio di luce. E allora le nostre radici in Cristo, in grande manaccia, perché sicuramente sarà una settimana non bella, ma sicuramente una settimana che rientrerà nella volontà di Dio, e quello che rientra nella volontà di Dio non è bello, ma è spettacolare. Tantissimi auguri e che Dio vi benedica tutti e buon lavoro. Adesso tutti gli animatori, piccoli e grandi, e tutti animatori, si avvicinano qui davanti all'altare per celebrare insieme il mandato. Tutti, 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 tutti. Giuseppe, appoggio le cose. Sì, sì, grandissimo. Ok, dai, tutti, tutti. Thank you.
Questo è più grande di noi. Non deve parlare di chiedo di pregare intensamente, affidati al Signore tutte le intenzioni di questa comunità che si prepara per questo evento importantissimo. Carissimi ragazzi, si avvicina il tempo estivo che sarà per voi occasione bella e grande di impegno, condivisione e spirito di servizio. Questa comunità desidera benedire la vostra esistenza e ringraziare voi e il Signore per i talenti posti in voi. Al vostro entusiasmo e alla vostra intelligenza affida i suoi figli più piccoli e prega per voi, perché siate ogni giorno testimoni di una fraternità e di una bellezza che possono fare la differenza. Anche a nome dei genitori che iscrivono i figli all'esperienza del Cresce di Dio. Siete disposti a impegnarvi nel servizio al lavoratore estivo con spirito sincero e generoso? Sì! Siete disposti a cogliere il servizio dei maturi come occasione di crescita, di confronto con i fratelli più grandi e più piccoli dentro la famiglia dell'oratorio? Sì! Siete disposti a confrontarvi con il Vangelo che accompagnerà i passi del Cristo e a lasciarvi interrogare dalla parola del Signore che è venuto nel mondo non per farsi servire, ma per servire? Sì! Questa nostra comunità accoglie con gioia il vostro sì, vi accompagna ora la forza che il Signore ha promesso a quanti desiderano vivere non per se stessi, ma per i fratelli, e scoprire così la propria vocazione, il proprio posto nella vita. Adesso invochiamo il dono dello Spirito Santo di questi ragazzi. Manda, Padre, la luce e la forza del tuo Spirito su questi nostri fratelli, scegli per il compito di animatori, sostieni perché siano sinceri e reali, forti e miti, intelligenti e umili, e servano così il Cristo davanti ai piedi ai piccoli, loro affidati, per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso insieme la preghiera dell'animatore. Grazie Signore per avermi donato i figli che incontrerò quest'estate. Grazie perché li vedrò crescere, sorridere, giocare e pregare. Grazie perché mi affido un piccolo tratto del loro presente, con cui costruiremo il loro futuro. Grazie perché i figli miei, anche se io stesso devo ancora imparare tante cose, vincere le mie paure e le mie fragilità. Grazie perché ti accontenti del mio desiderio di fare bene, della mia voglia di amare, di lavorare con loro e per loro, del mio desiderio di essere utile e di regalare tutto me stesso. Aiutami, Signore, a stare forte. Aiutami, Signore, ad essere un buon animatore, non perfetto, ma un buon animatore. Dona mio Padre la pazienza della bufera, la forza della fatica, l'umiltà delle contraddizioni, la generosità delle umiliazioni. Donami di parlare con te con occhi che brillano, di guardare a te con cuore accogliente, di prendere per mano questi tuoi figli più piccoli, come Maria prese per mano il bambino Gesù. Grazie Signore, aiutami Signore, donami Signore di essere come ti hai insegnato. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Grazie.
sentiremo le maglie con le quali, ecco, saranno identificabili tutti gli animatori e gli imprenditori del VS. La maglia perché è uguale? Non perché siamo nati con lo stampino, poi dobbiamo uniformarci con qualcosa, ma la maglia vuole rappresentare il nostro essere uniti dall'unica persona di nostro Signore Gesù Cristo. Ognuno è diverso, ognuno ha una storia diversa, ognuno ha un'età diversa, come i tanti raggi che vengono ognuno dalla propria direzione, ma che convergono verso un unico centro di Gesù. Perché se non si converge verso l'unico centro è un fallimento in partenza. Se si converge verso quel centro, tutti insieme, ognuno a suo modo, con proprie capacità, ecco che sarà un successore davanti a Dio e davanti alla comunità. Benedici queste maglie, gli animatori e gli aiuti animatori che li porteranno possono essere liberi da ogni pericolo dell'anima e del corpo e possono avere nel loro cuore l'unica priorità che non è i propri bisogni e le proprie voglie, ma sono le esigenze dei bambini che saranno loro affidate. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. E adesso gli animatori saranno chiamati nominalmente. Il Signore che scelse e li chiamò per nome. Dico ogni nome, c'è un volto, storia, non siamo massa anonima, ma siamo un gruppo di persone dove ognuno singolarmente è profondamente amato da Dio. Il primo ad essere chiamato è il nostro carissimo Simone. Ciao, un applauso Simone. Dove sta Simone? Vieni qua. Mi raccomando sempre con il sorriso. La maglia, la nostra responsabile, Milena Perro. Antonella, catechista. Pronto? Cos'è questo? Lina Arrazzo. Emilio Arrazzo. Lucio. C'è la signora la mamma. Michela. Anna Rita. Carolina. Lucia Paffetti, mamma del piccolo Lucio. Giambio Arrazzo. Gelsomina. Fabrizio. Sta facendo la Grazie. Fabrizio, questo è tuo. Il posto al Vaticano non te lo puoi adesso.
Francesco Cecchetto, dei Conci di Scimere. Benedetta Cosadini. Vincenzo Pandolfi, critica. Signora Mariangela Luca di Pandolfi. Anna Di Carli, lavoratore del dottore. Ferdinando Miele. Seminarista Giuseppe D'Angelo. Antonio Massa. Raffaella D'Angelo, signor Ministro. Assunta Gervasio. Non c'è. Alessia Limone. Nicola. 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 Ah, è lui. Vieni qua, questo è per te. Questo è per te. Vieni. Luisa. Ragazzi di Luigi. Che legge tanto. Samuele, che non mi ha capito. Ho detto questa visione con il mio desiderio. Daniela Silvestre. Daniela Silvestre. Non c'è. Non c'è. Che? Non c'è. Non c'è, viene domani. Abbiamo dato l'animatore. Andrea, che non c'è. Raffaella Di Donato, che non c'è. Attimo, Babassar, grazioso. Alessia Di Matteo, non c'è. Nico, non c'è. Nico. Nicola. Nico. Nico. Agostino Correlli. Monica. Monica. Andrea Di Donato, che non c'è. Lorena. Cappello di Matteo. Rosaria. Vincenzo Maisso. Mario Verrone. Teresa Coppola. Non c'è. Raffaella Angelino. Brava Raffaella. Serena Mancaro. Emanuele Fasciolla, che c'è.
Giampaolo. Francesco Cancello. Francesco Cancello, Ferrari questa sera. Emanuele, lì. Marica. Marica. Rossella. Rossi. Muri, bellissima. Sara Oliva, Pasqua Oliva. Auguri ragazzi. Auguri, auguri. Maria Piccolenda. Nico, Nica, auguri. Rita, auguri. Francesca Di Bello, Francesca, auguri. Vai. Grazia, ragazza di Giuliano. Don Ernesto, Natale La Francia, questa è la libro in sede, 3X per la diocesi, 3X, ma che se ne posso fare, questa è la stessa maglia, è la maglia perché è sicuramente la maglia. Ok, basta, non c'è qualcun altro. No. Ok. Allora adesso. Ah, dove sta? Come è che sta bene? Oh, Michela! Va benedetta, va bene che l'andò a stanza là, questo Michela Coro. Sta parlando su. Michela Coro! Bene, allora adesso torniamo a posto, faccio le prese di prete.